Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant, dato che la scorsa volta abbiamo trovato il primo frammento che ci ha permesso di avvicinarci a quella che è la nostra destinazione finale, ovvero il nascondiglio dello Shadow Lord, ma c'è un grosso ma che ovviamente dobbiamo mettere davanti. Per il momento non possiamo ovviamente accedere, comunque non possiamo interagire. Quindi dobbiamo andare a beccare tutti i 5 pezzi di questa sorta di chiave magica che ci consentirà poi di entrare successivamente nel palazzo dello Shadow Lord. Il primo l'abbiamo già ottenuto. Infatti, come potete vedere, adesso abbiamo una nuova finestra nel nostro grimoire Wise, ovvero chiave. Infatti abbiamo eliminato il guardiano di pietra. Ora, le scelte che potevamo fare erano tra l'albero dei ricordi o la legge robotica. Io, per una questione di praticità e comodità, anche per quanto riguarda le side quest, ho scelto la legge della robotica, perché così avrò la possibilità di ritornare finalmente nel cumulo di Ciarpame e poter completare diverse side quest che si erano praticamente intrecciate tra di loro. Sacrificio e Fedele Cerbero ancora non sappiamo a che cosa si riferiscono, e l'albero dei ricordi, purtroppo, mi viene da dire purtroppo, si riferisce all'albero dei miti. Perché purtroppo? Perché la fase dell'albero dei miti sarà un tantinello noiosa. Quindi vi avviso già che probabilmente la prossima puntata o quelle che arriveranno praticamente dopo... quelle che arriveranno dopo queste puntate del Ciarpame saranno un po' noiose, perché ci sarà veramente pochissimo gameplay e sarà tutto nuovamente scritto e praticamente recitato e letto, così come abbiamo fatto praticamente per la volta scorsa. Nel frattempo noto che ci sono side quest nuovo. Ok, quindi abbiamo una nuova missione secondaria da qua. Ce ne sono altre a questo punto, mi viene il dubbio. Eh sì, ce ne sono diverse altre. どうした実は息子がもう1週間も経つんだけど1週間かそうだね。その時に何かあったのかもしれない。本当か。あ、相変わらずのお人よしであるな。そうだな。どんな親も子供が大事か。Qui c'è Popola, vediamo quale altre side quest ci sono. ね、ちょっと話を聞いてもらえないかい。どうしたんだ。 船着き場にいる船頭さんにお酒の仕入れをお願いしてるんだけど、何か困りごとがあるようなら、そう。カバンの船頭か。どの仕事を紹介しようか。 Madonna mia, ci sono un sacco di side quest qua. 郵便配達員から依頼人の Ci sono diverse side quest che devo accettare. Quindi mi sa che qua... Sì, mi sa che c'è un'altra pausa tattica per sbrigare le side quest. E poi continuiamo. Ok, signori. Ho fatto il mio giro di side quest. E quindi siamo pronti per entrare. Anzi, per rientrare finalmente nel cumulo di Ciarpame. これだけあっても使える機会はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え？あ、あ、いけよ！うわ！
Eh già. Robotto Yamaka. Ano kyoudai ni hanashi o kiite miyo. Nani ka shitte oru kamoshirenu shi na. Ya, irasshai. Otouto no hou ka? Hisashiburi da na. Nii-san wa genki ka? Jitsu wa 4 年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？この辺りで魔物の話を聞いたことはないか？しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕は。ロボットを倒すことだけが生きがいですから。そうか。ならいい。それじゃあな。あ、ちょっと待ってください。なんだ。実は強力な武器を手に入れたんです。あなたなら扱えると思うんですけど。Volontà ferrea, nuova arma. しかし。見たところ壊れておるようだが。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか？はい、素材さえあれば。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて、必要な素材は形状記憶合金です。Ecco, vedete, nuovi oggetti, anche se in realtà la lega di memoria noi già l'abbiamo vista, se non ricordo male, però adesso avremo la possibilità di accedere a, a delle nuove zone con dei nemici più forti, e anche il cumulo di Cerpame stesso adesso avrà dei nemici più forti. Esatto. Quindi adesso possiamo scendere ancora più in profondità. Però... Esatto, acquistiamo, perché qui adesso ci sono degli oggetti che mi interessano. Come ad esempio il ferro grezzo, che me ne servono altri 8 pezzi per completare una side quest. La lente rotta, che me ne servono altri 9, se non ricordo male. Aspettate, vediamo se c'era altro, perché... missioni incomplete. Allora, il faro o la lente rotta, batteria e interruttore misterioso. Però la batteria rotta lui non ce l'ha. Poi qui lega di memoria, lega di titanio, motore rotto ce l'abbiamo. Qua abbiamo invece tutti gli oggetti già. Questi no, vabbè, non mi interessa. E questo mi serve dell'olio. Ok, quindi mi serve la batteria rotta. Sì, batteria e interruttore misterioso, ma lui non ce li ha. No, lui ha lente rotta. Vabbè. Allora, vediamo se possiamo potenziare... Ecco, vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Allora, la luna crescente la possiamo potenziare, ma non mi interessa al momento. Rinascita, lama del tradimento, non mi interessa. Fede, pugnale della fenice, non sarebbe male in realtà, perché è una buona spada a una mano, ma eccola qua, lancia fenice, sì, che è la nostra arma. L'uovo d'aquila. L'uovo d'aquila è un drop raro che si trova al nido, in realtà. Però potrebbe valerne la pena andarla a cercare adesso, eh. Potrebbe valerne la pena, mi potenzierebbe l'arma a livelli incredibili. Vado un attimo a vedere se trovo e torno. Eccomi qua. Ho fatto un paio di side quest, ho fatto il mio classico giro di side quest, ne ho prese un altro paio, che però adesso tenterò, magari non subito, ma
col tempo tenterò di smaltire, dato che devo prendere tutti i materiali qui al cumulo di Ciarpame. Quindi non perdiamo tempo. E torniamo, ovviamente, dove già sappiamo di essere stati da una parte, ma sbloccheremo anche una nuova zona, ovvero l'S2, quindi il piano sotterraneo 2. まだ若かったであろうに。商売のため危険な場所にまで分け入ったようだ。東大の修理部品を取りに行くんですか。ああ、昔世話になった人がいてね。その人がいた東大なんだ。世話になったというか、世話をしたというか。東大を守る人か。なんだかロマンチックですね。ああ、ロマンチックな婆さんだったな。そうだな。 Ora, questo se non sbaglio mi portava al piano... Ah, piano 2 addirittura. Andiamoci, dai, facciamo... Vediamo cosa c'è qua al P2. Tecnicamente dovrei trovare, diciamo, oggetti più interessanti. Anche se non è la mia destinazione, perché... Vedete, lente rotta, antenna rotta. Ah, ok, quindi va bene. Niente, i piani alti sono veramente deludenti. Non me li ricordavo così scarsi. Sì che effettivamente sono gli stessi nemici di prima. E forse sono io che non mi stavo ricordando il fatto che in realtà noi potevamo già andare al P2, dato che noi qui siamo al piano 1. Ho voluto fare, diciamo, la prova del 9. Ma quello che interessa a noi è andare qui all'ascensore. Ecco, cavo reciso. Ecco, questi sono tutti i cavi recisi che mi servono per una side quest. Quindi ottimo che sono riusciti già a prenderli. Motore rotto, ottimo anche questo. Batteria rotta. Questi sono tutti oggetti che mi servono. Quindi veramente buono. Ok, so dove venire a farmare praticamente. Se addirittura non ho già preso tutto praticamente, perché ne ho presi un botto. Allora, qua lente rotta, batteria rotta. Ok, me ne mancano un altro paio. Qui va bene, le leghe. Ok, questo... Ecco, ho ottenuto i materiali. Questi già ce li abbiamo. Questo l'olio va bene, che si trova... È un troppo raro l'olio, tra l'altro. Devo fare attenzione a non confondere, diciamo, le parti. Allora sì, da qua ci andiamo pure. Le piastre metalliche che
effettivamente non mi interessano più, però. Lega di titanio. Anche questa è molto buona. Tra l'altro lega di titanio mi serviva per un'altra missione. Ecco, interruttore misterioso. Non so tra l'altro dove l'ho preso gli altri interruttori misteriosi. Ecco, lega di titanio qua mi servivano. Sì. Tra l'altro me ne servono 10. Però l'ascensore è da quel lato. Lega di titanio, buonissimo. Purtroppo qua nel cumulo di cerpame si farmerà parecchio. Che poi tra l'altro l'ascensore che a me serve non è neanche questo, è quello che c'è proprio all'inizio. E io l'ho skippato malamente. E perché ho fatto... perché l'ho skippato malamente? Perché... siccome sono abituato ad andare nelle zone per farmare, non ci sono andato. Cioè proprio l'ho saltato, perché io ancora ho i ricordi di quando farmai, no? La prima volta per Nier, cioè per Replicant in questo caso. E quindi me lo ricordavo. Infatti qui ci sono le bombe, perché devo piazzarla qua. Esatto. Qui c'era, sì, la zona dove si viaggiava, invece a me interessa qua. Motore rotto.
ci credete che non me la ricordo la mappa del piano 2? Questa è bloccata. Batteria rotta, ok. Quanto li odio questi con le scose elettriche che ti spingono via. Infatti li dobbiamo eliminare subito, perché altrimenti è un casino. Fortuna che ho potenziato l'arma. Che tra l'altro la botta di culo che non vi ho raccontato è che praticamente, cioè, sono andato al nido e ho trovato subito, proprio incredibile, l'ho trovata subito. Ma io qua la potevo spaccare questa. La fluorite addirittura. Qua bisogna fare attenzione perché si può cadere. Lega di titanio, buono. Vedete che ha il colore giallo? Perché è un drop raro. Lega di titanio, buono. Madonna, sto prendendo parecchie leghe di titanio. No! Acciaio damasco? Che culo! Questo mi serve per potenziare a livello 4. Ma questi sono oggetti che comunque dovrò farmare molto più in là. Anche la fluorite. Doppia ambra. Vabbè, l'ambra no, in realtà non me la ricordo l'ambra. E qua adesso dovrebbe esserci, diciamo, il boss che mi dà la lega di memoria. Olio, eccolo, il drop raro.
Lo droppano loro, sì. Però è un drop raro l'olio. Per cui non, è, non sarà facile. Ed eccoci qua. Allora, diciamo che il trucchetto in realtà con questo nemico sarebbe quello di attaccarlo in aria. Ma sono talmente forte. Sono talmente forte che l'ho sciotto al momento. Non doveva darmi la bomba? Infatti. Perché è praticamente la shortcut in teoria. Esatto, io ora qua posso sfasciare. E si torna indietro. Ovviamente andare nei binari io personalmente non lo consiglio, perché cioè i binari vi fanno perdere solo tempo. Quindi una volta fatto tutto tornate indietro. Cioè se dovete farmare, andare nei binari nell'S2 potrebbe essere interessante. Quello sì. Anche perché vi porta dove ci sono tutti i nemici, quelli volanti se non mi ricordo male. Quindi è buono, però cioè potete anche scegliere di fare la strada breve tra virgolette. Comunque abbiamo fatto un bel giro in realtà e sono anche riuscito a prendere materiali per qualche side quest. Io penso che comunque in base anche a quello che ho registrato prima probabilmente mi fermo adesso. E poi ci ribecchiamo nella prossima dove faremo tutto. これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので、今回は無料でいいですよ。 これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう。 Ok. Quindi praticamente per il momento 完成したらありがとう。ところで本日はどんなご用ですか? No, vabbè, tu vendi sempre le stesse cose. Ok. Allora, posso potenziare. Ecco, perché qua per esempio l'oro grezzo ce l'ho, l'ho trovato. Mi servono le perle nere. Vediamo se nel frattempo riesco a trovarle le perle nere. So anche dove si trovano le perle nere, quindi magari ci provo. Vediamo se riesco a fare colpaccio. Ecco, potrei andare alla foresta dei miti. Oppure parlare con Popola. Madonna, sto ritardando il più possibile la foresta dei miti perché è abbastanza noioso in realtà. Andiamo prima da Popola. Sinceramente preferisco andare prima da Popola. Così magari adesso ora le parliamo. Quindi le andiamo a parlare ovviamente e poi dopo ci salutiamo definitivamente. E io cerco di fare un attimo mente locale. E la cosa più importante, cerco di vedere se riesco a potenziarmi le armi. Vediamo se riesco a potenziare qualche altra arma. Cioè, vorrei potenziare in realtà la lancia questa. E portarla già a livello 4, così i nemici praticamente li sciolgo. E non mi dovrei preoccupare più di combattere o comunque di qualsiasi cosa. Cioè, senza veramente nessun problema. Però vediamo, sono abbastanza indeciso.
anche perché ho gli oggetti per consegnarli nelle varie side quest, che ora ovviamente lo farò per conto mio. Ovviamente. Allora, uno dovresti essere tu, se non sbaglio, vero? Ah no, tu sei quello della Lega di Memoria, la Lega di Titanio. Tu sei un maledetto infame. Vabbè, andiamo a parlare con Popola. E poi per questa puntata direi che abbiamo fatto abbastanza. Popola, hai delle novità per noi? Popola-san. Ah, ok. Mao no shiro no kagi ni tsuite, nani ka tegakari wa mitsukarimashita ka? Gomen nasai. Mou sukoshi jikan ga kakari sou na no. Sou desu ka. Popola-san ga angou no kaidoku ni shuchuu dekiru you, ore... Sou, sou da wa. Saikin, kare ga shigoto o yasunde ite, kaigan no machi made 様子見をお願いできないかしら? わかりました。 Ah già. Ok, mi sono ricordato che cosa è successo. Ah. Allora, direi che questa parte forse la possiamo includere in questa puntata. この状況前にも覚えがあるな。あの夫婦のことだ。 また喧嘩でもしたのだろう。今度は喧嘩に巻き込まれぬよう、くれぐれも気をつけるのだぞ。Sì, credo di essermi appena ricordato quello che succede. Potrei anche avere però un ricordo, un falso positivo, come si suol dire, no? Cioè un ricordo che non è quello che penso, però ne sono abbastanza convinto. Anche perché la barca non la potremmo utilizzare per il momento, quindi dobbiamo andare necessariamente a piedi. どうしたんですか?あなた方は?一応聞いておくが、実は夫。でも夫が悪いのよ。私が大切に取っておいたリンゴ10。それは私も言い過ぎたけど。で、わかりました。俺た本当?嬉しい。よろしくお願いします。せ、結局巻き込まれたな。 Allora, chiediamo qui e dopodiché ci salutiamo perché Konnichiwa. Ci sarà un'altra cosa. Nani? Ano fufu mata kenka demo shita no? Jitsuwa danna-san ga ie de shita mitai de. Ima ja arashi no kenka fufu nante iwarete. ま、旦那さんは図書館のある村の出身だから、そっちに帰ってるのかも。確かお兄さんが村の衛兵だって聞いたような。わかりました。話を聞きに行ってみます。あなた、よく見るとなかなかハンサムね。一緒に飲んでいかない?え、いえ、結構です。 Se solo ti vedesse Kaine. まさか、あの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。驚いたな。でも、なんとなくわかるよ。あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。正気か?我はげんなりするが。 È carina da un lato la cosa che mantengano i dialoghi anche durante i caricamenti e non si interrompano. そういえば、前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。 そうであったか? Ah,
なんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うかな。Oro grezzo, che culo. Che vabbè, io già ce li ho tutti i pezzi di oro grezzo che mi servono per potenziare. Mi servono solo le perle nere, che si trovano a fronte mare, tra l'altro, se vi interessa, nella spiaggia o dove è caduta la barca, cioè dove, dove si è schiantata la barca. Eccolo, lui è il fratello. Ya, konnichiwa. Kaigan no machi ni ita akai kaban no otoko. Oh, aitsu nara ore no ototo da yo. Ima doko ni iru no da? Shiranai na. Saiki sou ka. Ah.でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから郵便局の人が知ってるかも。郵便局か。やれやれ。また戻るのか。Esatto, questa è una delle cose che purtroppo rende Nier Replicant un po' fastidioso. 男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさでないことを祈っておるぞ。そういえばお前は手紙を書いたことがある。Cioè non è come dire, non è fastidioso. 書くのは苦手だな。Però far avanti e indietro non c'è tanta strada, però dà comunque fastidio. È una sorta di わかったわかった。あれ、そうなんだよ。荷物を取りに来ただけだったんだが、君も荷物の受け取り。いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。悪いけど、そういや仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないってし。家出で行方不明になった者が2人。その子の行き先に心当たりは？そうだね。もしかしたら。町の入り江に漂着したナタ船に行ったのかもしれないな。かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。Esatto. Questa era una scusa andare a parlare con Popola, perché in realtà noi adesso stiamo indagando su un altro pezzo, o per meglio dire, con la fortuna che in questo caso abbiamo. Stiamo indagando già sul terzo pezzo. E da un lato è un peccato, perché fin quando non finisco questo non posso fare altro. Cioè, nel senso, non posso viaggiare, ecco, con la barca. E quindi dovremo necessariamente fare prima questo. Però guardate, Kainé ed Emil che sono entrati, loro che solitamente non entrano. どうしたんだ？二人が町の中に入ってくるなんて。急にすみません。カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配？魔物か？ああ。この先から音がする。Esatto。だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。カイネ。いや、何でもない。Esatto, quindi a quanto pare la situazione è molto più seria di quella che si pensasse. Ma per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima.